Ciao a tutti. Allora, stasera vorrei intervistare Roberto Vetrovile per parlare di foraging. Adesso lo chiamo, vediamo se di botanica, quindi tutti quelli che si collegheranno potranno fargli delle domande riguardanti la botanica, la raccolta delle erbe, quali sono le criticità. Ecco, gli ho mandato l'invito. La prima diretta che ho fatto con Roberto è andata un po' male. Speriamo che questa vada meglio. Infatti la sto facendo proprio per questo, la sto rifacendo per questo. E la diretta, se tutto va bene, verrà registrata qua su Instagram, dopodiché la potrete vedere anche su YouTube. Eccolo qua. Niente, mi dice che non può partecipare. Eccoci qua. Eccoci, ce l'abbiamo Ciao fatta. Roberto, sì, guarda, le nostre dirette sono sempre segnate da qualche inghippo. Va bene, ok. Deve essere l'asse Brescia-Napoli, guarda, non Non so che lo so. dire, ma io con i mezzi tecnologici non è che ho un buon rapporto, però. Quello neanche io, credimi. Anche se Dai, tutti. peggio, peggio dell'altra volta non può andare, però. No, infatti, uno perché ho chiuso fuori i bambini, due perché mi sono procurata gli auricolari, quindi. Ecco, Ok. tu mi senti bene? Io sento bene, sì. Ok, intanto che aspettavamo il tuo collegamento, ho fatto una brevissima presentazione su di te, però preferirei che parlassi tu di te stesso e ti presentassi a chi non ti conosce. Certo, vabbè, sono Roberto Vetromile, io mi occupo di botanica e diciamo sono un consulente botanico e negli anni mi sono specializzato nella fitoalimurgia, cioè nell'utilizzo quindi delle piante che si usano in cucina, fondamentalmente commestibili che possiamo usare in cucina. E anche se poi nel tempo, diciamo, i miei interessi si sono rivolti alla botanica in generale, alla sistematica, alla floristica, ecco, quindi al riconoscimento delle specie botaniche in generale. E in questi ultimi anni mi sto occupando anche di monitoraggi di fitosociologia, insomma, quindi si tratta di fare monitoraggi per verificare gli habitat, la conservazione degli habitat, ecco, fondamentalmente. E quindi questo, quindi la mia vita è dedicata alle piante, completamente. Che bello. Raccontavi l'altra volta come ti sei avvicinato a questo mondo. Io Sì. partirei, se ti fa niente, dalle domande un po' dell'altra volta, perché la diretta è stata molto apprezzata, ma si sono lamentati tanto dei problemi tecnici. Quindi partiamo dalle domande dell'altra volta e poi ogni diretta è unica, quindi chissà dove andiamo. Certo. Sì, ma io diciamo la passione per le piante l'ho un po' sempre avuta sin da piccolo, grazie a mia nonna. Che era una grande, diciamo, anche lei, diciamo, era di origini contadine, quindi lei, diciamo, aveva questa grande passione anche lei per le piante. Però, ecco, diciamo, la scintilla è nata durante un corso in Umbria, dove in realtà ero andato per fare un corso che
non c'entrava molto con le piante, e dove lì praticamente c'era l'organizzatrice del corso che ci portò a fare un giro, a raccogliere delle piante che poi cucinammo insieme. E lì cioè, è scoccata questa scintilla cioè, l'idea di potersi procurare il cibo da soli. Ecco, questa è una cosa che secondo me è bella come cosa, no? Che secondo me è anche quella sensazione che provano i pescatori e i cacciatori, però magari quelli vecchio stile, no? Il fatto di potersi, lo so che è diversa come situazione, però il fatto di potersi procacciare il cibo da soli, secondo me, ti risveglia un po' delle sensazioni ancestrali, no? Che comunque permangono nel nostro DNA in qualche modo. Ed è una capacità che noi fondamentalmente abbiamo perso. Cioè, se ci pensiamo, siamo gli unici animali che non siamo in grado di procacciarci il cibo da soli. Cioè, nel senso ce lo procacciamo al supermercato, però è diverso. No, è vero, molto diverso perché comunque al supermercato fanno delle scelte commerciali e quindi tantissimi sapori, secondo me, si stanno perdendo. Cioè, ho avuto un riscontro fortissimo quando ho pubblicato il video del bagolaro. Allora, il bagolaro per me è una pianta dell'infanzia, io l'ho sempre mangiato. Ho fatto questo video, io, ma così, tanto per spiegare un po' cos'è il bagolaro, che mi piace tantissimo, ma non pensavo di avere così tante visualizzazioni, così tanti commenti. Cioè, il bagolaro, cioè, effettivamente però è un sapore, e poi tanti mi chiedevano di descrivere il sapore del bagolaro, come cavolo fai a descrivere il sapore del bagolaro? Perché ricorda un po' la carruba, ricorda un po' il dattero, però Sì. E quindi c'è anche questa cosa bella del foraging, del raccogliere le erbe, che ci si riappropria di certi sapori e anche per me si seguono bene le stagioni, nel senso che il bagolaro ci sono adesso, fra 15 giorni non c'è più, quindi o lo mangi adesso, però fra 15 giorni c'è qualcos'altro. Sì, magari tra qualche anno lo troveremo pure a esse lunga le bacche di, cioè, il bagolare. Se ci possono fare una pubblicità come quella, cos'era la pubblicità della pesca, boh. No, ricollegandomi pure a quello che stavo dicendo, per esempio, una cosa che mi colpì molto è una notizia di diversi mesi fa di un incidente aereo nella foresta amazzonica, dove praticamente si schiantò questo aereo e dove rimasero, c'erano dei bambini, no? E questi bambini, cioè un gruppo, mi sa quattro, ma non mi ricordo il dettaglio, però ricordo bene che si sono salvati, sono riusciti a sopravvivere quasi un mese nella foresta, perché la bambina più grande, che poi c'aveva, penso, 12-13 anni, non di più, conosceva l'utilizzo delle piante, cioè si sono riusciti a Meraviglioso. nutrire utilizzando le piante che c'erano lì, perché questa bambina era stata, diciamo, istruita dai nonni, dai genitori, e conosceva l'utilizzo di queste piante. Tra l'altro c'era anche un fratellino piccolissimo, cioè non mi ricordo adesso l'età, però questa notizia mi colpì molto e pensai che cioè, la maggior parte di noi sarebbe morta, insomma, nella foresta, perché non avremmo avuto modo di trovare, cioè, di sapere di cosa nutrirci, ecco. E in questo periodo tu cosa raccogli? Perché vabbè, Brescia essendo in Lombardia, Napoli in Campania, le erbe saranno un po' diverse. Stai raccogliendo Sì, in questo allora periodo? io devo fare ti devo confessare che io ultimamente no, non raccolgo più tanto, e questa Solo cosa per campionare. sì, esatto. E questa cosa mi dispiace tantissimo,
Però quando mi capita l'occasione, cioè quando riesco ad avere un po' di tempo, mi capita l'occasione, mi fa piacere raccogliere. Ma qualche giorno fa abbiamo fatto un piccolo corso, con degli amici. Diciamo che qui c'è una seconda primavera fondamentalmente, cioè stanno cominciando a rispuntare già tutte le rosette basali, quindi si cominciano a trovare già tutte le cicorie, le crepis, insomma, la stellaria, sono piante che mo in questo periodo si ricominciano a trovare. Sì, c'era qua. Che un'amica mi disse che aveva trovato anche gli asparagi, mo, in questo periodo, cioè, figurati. Ma sai che ho visto anche su alcuni gruppi che postano le foto di asparagi, quindi ma fa caldissimo. Evidentemente anche, cioè, proprio veramente una seconda primavera a tutti gli effetti, cioè si cominciano a ritrovare. Che non so quanto sia buona sta cosa che si trovano gli asparagi, perché l'asparago è una pianta che secondo me andrebbe un po' tutelata un po' di più, cioè se ne fa una raccolta veramente indiscriminata, almeno qua al sud. Che poi io parlo dell'asparagus acutifolius, perché Ok. magari voi al nord chiamate asparago tante altre piante, Sì. no? Cioè l'acutifolius immagino da voi non ce n'è tanto, No, non ce credo n'è che per sia anche niente. protetto da voi, no? Sì, noi chiamiamo asparago il ruscus, il pugnitopo. Quindi, ecco, la prima volta infatti che ho sentito parlare di asparagi voi ho detto, ma no, non è il ruscus, aiuto. E ho capito che a volte con una stessa parola si intendono erbe diverse. Sì, poi se si va ancora più al nord anche la runcus, no? Sì, Viene chiamato asparago. è vero. Addirittura io ho sentito anche il luppolo, che in alcune zone lo chiamano asparago. E quindi questo sì, questo crea un po' di confusione. A proposito del luppolo e dell'asparago, c'è questo aneddoto che mi fa sempre molto sorridere, che è legato alle confusioni, no? Che poi ci sono legate ai nomi, no? Quando non si usano i nomi botanici, i nomi latini, purtroppo le confusioni sono all'ordine del giorno. Ero stato a Ma persone che erano convinte che la mi dice mi dissero che luppolo, l'humulus lupulus, no? Era protetto, cosa che a me mi cioè, mi sembrò strano, perché là è veramente infestante lungo i fiumi il Certo. luppolo. Poi in realtà poi scoprì, in realtà non l'ho scoperto io, l'ha scoperto un mio amico, che tu conosci anche, Luciano Tei, magari ci sta anche Sì. ascoltando. Sì, Bravissimo. sarà il prossimo che intervisto, quindi. Ah, benissimo, benissimo. Quindi magari me lo confermerà anche lui. E insomma, lui scoprì, perché lui, tra l'altro, è proprio di quelle zone, che in realtà ad essere protetto era l'asparagus acutifolius, non il Ah. luppolo. Però le persone, poiché chiamavano asparago il luppolo, erano convinte che era protetto il luppolo e non l'asparago. Ma la cosa assurda, questa cosa non so se me l'hanno raccontata, non so se è da confermare, ma anche quelli che facevano, diciamo, i forestali che dovevano fare le verifiche, erano convinti, cioè ti facevano la multa se ti trovavano col luppolo. Ma no. E quindi c'era la gente là che raccoglieva il luppolo di nascosto. Ma Cioè, no. ma mi ha fatto ridere questa storia, perché a volte veramente le confusioni, cioè legate ai nomi, poi quando uno si convince, cioè dà per scontato una cosa, dopo è difficile, come dire, togliere questi pregiudizi, ecco, no? Sì, ma è un po' la confusione che si fa sulla cicoria, cioè con cicoria si intendono tantissime piante, solo che quando magari usi nomi botanici
Alcuni dicono, vuoi farla difficile, vuoi parlare difficile, te la tiri. No, non è così. È per capirci, è l'unico modo che abbiamo per capirci. Eh sì, purtroppo, insomma, è una questione poi semplicemente di abitudine, perché non è che ricordarsi urospermum non è più difficile che ricordarsi boccione, secondo me, cioè è solo una questione, cioè dopo un po', cioè uno si ricorda quel nome lì, insomma. Certo, no, anzi, ci sono anche dei nomi latini secondo me più facili, ad esempio la Calepina, secondo me è molto più facile il nome latino che il nome Miagro, che tra l'altro non mi Ma piace qual è per il niente. nome? Tra l'altro non so neanche qual è il nome comune della Calepina, perché c'è un nome comune. Sì, Miagro rostrellato, cioè terribile, terribile, cioè con tutte quelle consonanti, non riesco neanche a dire, Non lo Calepine sapevo. irregolari, più bello di così. Sì. Ecco. Però, dato che sei andato sull'asparago, cioè, mi ricollego un attimo perché vorrei che facessi proprio due appunti spiegando un po' che cos'è il foraging. È vero che ormai ti sei spostato un po' di più sulla botanica, quindi magari dopo ti farò delle domande più inerenti al tuo ambito di studio. E quindi un po' che cos'è il foraging, un po' quali sono le accortezze e un po' come ci si approccia al foraging. Poi se vuoi ti faccio parlare di botanica e No, torturerò no, Luciano. parliamo di foraging, così ho l'occasione di cioè, oramai non parlo quasi più di foraging, quindi questa è una buona occasione per Così parlare. rispolveri i tuoi ricordi, dai. Eh sì. No, come approcciarsi al foraging, alla raccolta? Beh, Allora, innanzitutto io. ti fermo perché non so se tutti quelli che ci ascoltano sanno cosa significa foraging, quindi Sì, magari qualcuno ci segue tra da l'altro, tanto, ma. questa parola spesso cioè, ci sono persone che hanno polemizzato su questa cosa perché dice: ma perché devi usare questo termine in inglese? Insomma, tu che ne pensi? Tu che quando ti dicono sta cosa, che cosa gli rispondi? Cioè, cioè, nel senso che oramai, a parte che i termini inglesi ne usiamo tantissimi tutti i giorni, perché ci dobbiamo fissare mo che dobbiamo eliminare foraging? Cioè, io non c'ho niente di. Secondo me non c'è niente di male a usare un termine inglese per oramai tra di noi, cioè tra quelli che si occupano del settore, cioè foraging, ci capiamo subito, insomma, no? Perché se no, come vogliamo dire, raccolta di erbe selvatiche, non lo so, di piante selvatiche commestibili, cioè, chiamiamola così, se fa più Guarda, comodo. io adoro l'italiano, metto molta cura nelle parole, però i termini inglesi sono efficaci e immediati, non c'è niente da fare. Cioè, l'inglese è semplice, cioè è una lingua molto semplice, immediata e arriva dritto al punto, secondo me. Cioè, per dire la stessa cosa in italiano dobbiamo usare proprio delle perifrasi, cioè appunto raccolta di erbe spontanee e funghi, oppure alimurgia, che quando la dici alimurgia, oddio, ti Sì. guardano tutti come se li stessi insultando. Sì. Sì, no, quindi ecco, il foraging cos'è? Sarebbe l'utilizzo, la raccolta e l'utilizzo di piante selvatiche, che poi in realtà penso che il termine nasce in America, no? Dove si riferisce anche alla raccolta di funghi in generale, anche di piccoli animali, no? Quindi si tratta comunque di cibo selvatico spontaneo, insomma. Sì. Sì. Quindi tutto ciò che, anche lumache, immagino, no? Anche chi fa raccolta di lumache. Però in Italia, diciamo, l'accezione più, diciamo, quando si parla di foraging in genere ci si riferisce a piante spontanee. E a frutti, ecco, sì, Sì. piante e frutti. Piante in generale, frutti, sì, di tutto quello che, insomma, sì, sia verdure che frutti, che radici, bacche, insomma, qualunque, cioè, sì, germogli. E niente, quindi, ecco, l'altra, come avvicinarsi a questo mondo?
Per chi vuole iniziare, cos'è una... era questa la domanda? Era questa la domanda. Sì, in effetti è una domanda che mi fanno spesso pure a me. Io consiglio sempre di iniziare con pochissime piante, imparare innanzitutto prima di raccogliere, cioè chiaramente uno deve imparare come riconoscere quella pianta, quali sono tutti i suoi segni caratteristici e imparare a riconoscere una pianta non significa imparare a riconoscerla da una foto o visivamente dire oh, quella mi sembra quella, cioè no, cioè, non è così. Perché cioè, imparare a riconoscere una pianta vuol dire che tu di quella pianta sai vita, morte e miracoli, cioè, sai tutto di quella pianta, cioè, sai come è fatta la radice, sai come è fatta quando è secca, quando è in fiore, quando nei primi stadi evolutivi, cioè, devi conoscerla bene, perché se no le confusioni arriveranno. Cioè. E questa cosa cioè, ci tengo a dirlo, perché questa cosa accade anche per le persone con tanta esperienza. A volte io ho visto fare degli errori anche madornali in persone che hanno tanta esperienza, perché magari non prestavano attenzione a dei caratteri che erano, cioè, che sono importantissimi. Cioè, non lo so, mi viene in mente il lattice, no? Cioè, io oramai le rosette basali, che poi è anche una questione di abitudine, però vedo che poche persone fanno. Cioè, io la prima cosa che controllo quando raccolgo una rosetta basale è se ha il lattice bianco. E a volte, cioè, mi è capitato di persone che confondevano, che ne so, che non sono confusioni gravi, ok, però confondere, che ne so, una borsa del pastore, una caletina con una crepis bursifolia. Cioè, se tu controlli il lattice, non puoi confonderti. Cioè, io posso capire che uno si confonde con le foto che trovi su Facebook, no? Perché là, vabbè, con la foto è facile confondere. Ma se tu le vai a raccogliere le piante, cioè, non ammetto che tu ti possa confondere se sei una persona che comunque, cioè, c'ha una... Parlo di persone che già praticano, da anni, magari, fanno pure i corsi, magari, no? Certo. Ma quindi, ecco, secondo me, bisognerebbe veramente imparare bene, tutti i caratteri che contraddistinguono quella specie che noi poi vogliamo andare a raccogliere. Quindi iniziare veramente con pochissime specie, io dico 4, 5, una decina massimo, impararle bene, e per impararle devi andare con qualcuno. All'inizio ti devi far seguire da qualcuno in campo, cioè devi andare. Io le piante le ho imparate così, cioè in campo. Cioè, andando con altre persone che le conoscevano. Cioè, andare con altre persone che conoscono le piante, mo può essere un amico, può essere a fare un corso, può essere un botanico, può essere tua nonna che ti fa vedere qualche piace, cioè, qualunque cosa, però iniziare almeno, cioè, a conoscerle dal vivo, a toccarle, ad annusarle, a raccoglierle, a guardarle da vicino le piante, no? E imparare appunto tutti questi caratteri, questi elementi che sono caratteristici di ogni specie. Cioè, a guardarle così, a guardarle da lontano, tante piante veramente sembrano tutte, cioè spesso sembrano uguali tutte queste rosette, no? Poi Tutti fiori gialli, tutti fiori gialli, carattaco. no? Mi rendo conto che non è facile, eh. Alcune hanno dei polimorfismi, cioè hanno delle forme veramente molto molto variabili, quindi la difficoltà è tanta quando non hai i fiori. Però io finora devo dire la verità, se uno si mette ad osservare riesce a trovare un carattere unico per ogni specie, ha un suo carattere unico. Chiaramente va osservata bene Certo. e bisogna poi nel tempo, cioè io parlo anche di caratteri che magari, cioè, serve anche una lente a volte per poterli, diciamo, Notare. verificare, no? È chiaro che poi ci sono dei trucchi pure, no?
che magari puoi anche evitare di usare uno stereomicroscopio. Cioè, allora, innanzitutto io quando per una persona che vuole iniziare a raccogliere dico sempre se trovate una rosetta e c'è il lattice bianco, ve la potete mangiare. E già questo, secondo me, è un enorme, cioè, vantaggio, cioè, nel Cavolo. senso che non è che uno per forza deve diventare un botanico, chiaramente, no? Io non è che uno deve diventare un botanico per raccogliere. Perciò dico iniziare con poche piante. E tipo mi viene in mente adesso, che ne so, proprio qualche giorno fa mi è capitata questa cosa con la pigris, no? C'era queste pigris e queste cicorie. A volte la cicoria fa delle foglie quando le rosette sono giovani, i primi anni, fa delle foglie che Vero. possono assomigliare davvero a una pigris, cioè a una Vero. pigris hieracioides. E c'erano le persone un po' si confondevano, no? C'era questa cosa che creava confusione. Però c'è qui il trucchetto dei peli, no? Perché, vabbè, nel senso che la pigris ha dei peli uncinati, che quindi la foglia si attacca molto facilmente ai tessuti, mentre la cicoria no. Quindi facendo questo, con questo trucchetto, tu riesci subito a distinguere una pigris da una cicoria. E quindi ecco, un po' alla volta uno può imparare tutti questi trucchetti. Poi se uno li guarda, certo, se uno lo guarda con la lente, i peli della pigris e della cicoria sono completamente diversi. Come, per esempio, ecco, un modo per distinguere queste rosette è osservare la forma dei peli che hanno. Certo. Potrebbe aiutare molto. Non sempre i peli bastano, però a volte aiutano molto. Però il problema è che qua ti faccio una critica, nel senso che sui libri, sui pignatti, si descrivono bene il fiore e le foglie no. Allora, Infatti, stiamo tutti aspettando il tuo libro. qua stai aprendo, però, stai aprendo una cosa, un discorso molto delicato, nel senso che Ma non te l'ho detto che sono cattiva. il Pignatti, no, perché non voglio parlare male del Pignatti, chiaramente, perché poi è la nostra Bibbia, il Pignatti. Però Posso il parlare male di Pignatti, me, però. no. In diretta puoi parlare male di me. Il Pignatti è fatto per i botanici, non per i forager. E Certo. quindi il botanico che va in campo, quando trova una pianta che non è, generalmente quando una pianta non ha tutti i suoi elementi, dicono ok, devo aspettare che Certo, fiorisca. Perché perché il chiaramente, fiore. chiaramente il Pignatti, ma non solo il Pignatti, tutte le flore. Cioè anche flora iberica, anche la flora gallica, tutte le flore, insomma, utilizzano i fiori e i frutti per le chiavi perché sono gli elementi più stabili, più facilmente riconoscibili e sono, cioè non c'è una variabilità nel fiore, ecco, perciò quindi per loro è molto più comodo utilizzare. Vedo i commenti. No, maledetto Pignatti, no, ma perché guarda che Pignatti comunque ha fatto un lavoro, cioè, ha No, poi fatto un lavoro enorme. Sandro non si tocca, cioè, voglio No, dire, no, cioè, no. l'ho sentito in una No, conferenza, mi sono messa a piangere, no, no, no. no. No, io devo essere sincero, ogni volta che vado a usare le chiavi del Pignatti, certo, un po' mi incazzo perché a volte, però Devi devo aspettare il riconoscere. fiore. Ma no, al di là di quello, poi se uno impara ad usare anche altre flore straniere, si rende conto che purtroppo, vabbè, lasciamo stare. Cioè, nel senso che non è, ci sono un po' di cose che andrebbero migliorate. Non voglio essere presuntuoso, mo, chiaramente, cioè, no, cioè, non lo dico pure io, confrontandomi anche con altri botanici, mi hanno confermato questa cosa. Però bisogna riconoscere che una flora, a parte il fatto che fare una flora delle specie italiane è un lavoro enorme e difficilissimo, perché noi abbiamo, cioè forse abbiamo le specie di tutti gli altri paesi europei messi insieme, cioè noi abbiamo 10.000 specie, tipo l'Inghilterra c'ha le specie del Molise soltanto, più o meno.
Cioè, è come fare la flora del Molise per gli inglesi, più o meno, no? Ma tutte diciamo, le nazioni del Nord Europa hanno pochissime, cioè, pochissime specie in confronto a noi, quindi chiaramente, cioè, è molto più semplice fare delle chiavi per 2.000 specie rispetto a 10.000. Certo, assolutamente. Quindi, grande Vignatti. Viva No, Vignatti. è la base, quella è la base, quindi non possiamo No, se prescindere, però. no. Ecco, ok, quindi stavamo parlando un po' della differenza tra questa cosa qua, tra i forager, che a cui interessa di più di solito la ciccia, la rosetta basale. Sì. Sì, in realtà è un peccato che ci sia questa, forse ne parlavamo anche l'altra volta, questa spaccatura, no? Tra il mondo accademico dei floristi, dei sistematici, con il mondo del foraging, di chi si occupa poi di foraging, di raccolta di spontanee. E vabbè, forse un po' alla volta le cose stanno migliorando, però ci sono ancora. Cioè, a volte a me mi capita quando parlo, cioè io a volte evito di parlare con botanici, cioè quasi perché, cioè quando provo a parlarne, cioè loro proprio dicono no, no, non ne vogliono sapere, nel senso che per loro è un argomento insignificante, ecco, cioè non è un argomento interessante. E l'altra, diciamo, l'altra problematica che per loro, cioè loro considerano tutti quelli che si occupano di foraging, cioè lo sto generalizzando, non è sempre così, non è tutto così, però spesso De mi dei capita. cialtroni, Sì, ci considerano dei cialtroni. cioè, che Sì. però a volte purtroppo hanno ragione. Hanno ragione perché nel nostro mondo ci sta un sacco di persone, secondo me, che non studiano abbastanza. Questa è una grossa critica che faccio. E mo magari mi arriveranno. Però molte persone, non vedo che tante persone si lanciano. Anche a fare corsi a dedicarsi a questa cosa, però secondo me potrebbero studiare un po' di più, cioè prepararsi un po' di più, cioè c'è un po' di impreparazione generica, cioè questa è una cosa purtroppo che però devo dire una cosa, cioè è un problema che però non dipende solo dalle persone, nel senso che, cioè, molti mi chiedono, cioè, non es per esempio, non esiste un libro serio di foraging. Cioè, mi spiego, non per esempio, una flora vegetativa non esiste in Italia. Cioè, se uno veramente si volesse preparare e studiare, da forager, dico, avrebbe difficoltà in Italia, no? Perché uno mi dice, ma come faccio a prepararmi? Come faccio a studiare? A parte magari prepararsi un po', cioè uno potrebbe studiare un po' i fondamenti di botanica, che poi io dico, magari la botanica può essere anche, cioè può essere noiosa per uno che si occupa di foraging, però io dico proprio le minime cose, un minimo, cioè proprio che è giusto che serve, giusto per almeno per capirci, no? Tra di noi. Non dico che uno si deve andare a studiare i tessuti o le cose specifiche, no? Non deve fare l'esame di botanica all'università, però almeno la differenza, che ne so, tra calice e corolla, almeno uno la dovrebbe sapere, no? Certo, Tra stimma, almeno la differenza da pistillo e sta, da, tra stami e pistillo, uno la dovrebbe sapere. E a volte non la sanno, e questo secondo me è un po', non va bene, no? Almeno. Però ripeto, questa cosa, ecco, il fatto di studiare di più, ecco, dicevo, manca anche un po' la didattica da questo punto di vista, secondo me. E questa cosa io l'ho notata,
seguendo dei corsi di micologia. Mi sono reso conto che, per esempio, i micologi sono molto più bravi, magari a livello di conoscenza dei funghi, no? Delle caratteristiche. Però, visto che loro hanno dei maestri, cioè hanno una didattica, a parte hanno un sacco di libri che gli spiegano bene come riconoscere i funghi, e poi c'hanno dei corsi con dei docenti che gli spiegano come imparare a riconoscere i funghi in modo molto professionale, molto approfondito. E questa cosa io ho detto, cavolo, però cioè, a noi ci manca un po' questa cosa, no? Nel mondo del foraging. Io mo forse sono rimasto un po' indietro, mo non voglio. No, Cioè, no, no, no. chiaramente ci sono delle realtà di grande livello, no? Di altissimo livello, però io sto facendo un discorso un po' generico, no? Nella media. Io ho anch'io riflettuto su questa cosa e sono arrivata a un paio di conclusioni. La prima conclusione è che spesso magari si arriva a fare foraging a un percorso di studi completamente diverso. Cioè, quindi c'è chi ha una base scientifica, ha fatto magari un'università scientifica, quindi ha già una certa forma mentis, c'è chi magari è un cuoco. E quindi si parte da formazioni completamente diverse. L'interesse è lo stesso, però le formazioni sono diverse. È molto difficile se uno non ha fatto un'università scientifica avere un approccio scientifico, mi rendo conto. E poi l'altra cosa è che comunque il foraging secondo me in Italia si sta imponendo e si sta aprendo la strada da poco tempo, cioè tanti dicono è una moda. No, non è una moda perché risponde comunque a un bisogno. E però prima si faceva foraging raccogliendo 4-5 piante, sempre quelle, si chiamavano tutte cicorie. Adesso invece ci stiamo aprendo, stiamo cercando di capire quali sono le altre specie commestibili, quindi c'è questa apertura e però ci si prova per tentativi e errori, cioè anch'io prima di capire bene come si mangiasse il semino del Gingo biloba, che poi non è un seme, va bene, ok, ho fatto un po' di esperimenti, prove e errori, mi sono andata a leggere la letteratura medica e poi ho provato, sbagliato, finché sono riuscita, ho fatto il video, ecco, però non ho trovato scritto da nessuna parte, quindi Sì, in effetti anche la questione anche della commestibilità è molto. C'è anche un po' di confusione anche in questo, purtroppo, no? Come dici tu, è difficile, cioè finché si utilizzano quelle solite piante che si sono sempre usate in passato, ok, però quando vuoi andare magari a scoprire, a ricercare qualcosa di diverso, soprattutto quando si tratta di piante esotiche, no? Che magari noi non abbiamo la conoscenza riguardo a queste piante, lì diventa problematico. Per esempio, mi è capitato con una pianta che qua da noi in Campania, cioè, soprattutto in provincia di Napoli, è diventata molto infestante. Che la Salpicroa origanifolia è una sulla nave. solanacea. E comunque in estate fa dei frutti piccoli, però profumatissimi. E io ho sempre avuto, diciamo, la curiosità di capire se si potesse mangiare o no, perché vabbè, siamo sempre davanti a una solanacea, quindi chiaramente uno è un po' più attento. Finché poi un'amica mi diede conferma, mi disse: guarda, che questa è una pianta che viene dal Sud America, mi sa dal Perù. Mi disse che addirittura lì nelle zone di origine veniva addirittura coltivata per mangiare i frutti. E quindi ho provato ad assaggiarli e sono veramente buonissimi. Cioè, sono di un sapore, sembra un sapore molto sembra mango, papaya, non so, una cosa del genere, molto fruttato, molto Wow. floreale. Però io per tanti anni, perché poi, cioè,
diciamo, sono anche un po' molto, diciamo, pauroso da questo punto di vista, no? Cioè, non, cioè, se non sono sicuro, io evito di mangiare una cosa, cioè devo veramente essere sicuro, però per tanti anni ho evitato di mangiarla perché non avevo trovato informazioni riguardo l'utilizzo di questa pianta, insomma, in Italia. E quindi sì, c'è tanto ancora da scoprire riguardo, cioè è un mondo in continua, una scoperta continua, secondo me, no? Riguardo il foraging, riguardo, perché poi non solo bisogna sapere se quel frutto, quella pianta si può mangiare oppure no, ma bisognerebbe anche sapere come mangiarla, perché a volte capita che tu provi una cosa e dici no, ma cioè, sta cosa non vale proprio la pena di mangiarla, di usarla, perché magari l'hai usata nel modo scorretto, no? Magari cucinata in un altro modo diventa buonissima quella pianta, no? Quindi anche questo, insomma, bisognerebbe imparare anche questo. E allora, già che siamo nel tema solanacea, ti chiedo, allora, la Solanum nigrum, io mangio i frutti, però anche quando le faccio assaggiare i corsi mi strabuzzano gli occhi e le persone pensano che io li voglia far fuori. Allora, adesso ho una persona autorevole, quindi ti chiedo di parlare della Solanum nigrum. Vabbè, autorevole sulla commestibilità non lo so, però io li mangio, li faccio anche mangiare, li ho proposti anche ad un ristorante di usarli. È chiaro che magari mi sa che qualcuno mi conferma pure il fatto che la polpa comunque contenga pochissima solanina del frutto della. Chiaramente parliamo dei frutti del Solanum nigrum quando sono ben maturi, cioè. Allora, no, mi ricordo qualcuno mi disse che la maggior parte della solanina è concentrata nei semi. Quindi già magari, lo so, magari Solanum nigrum è un po' difficile eliminare i semi, però. Ma io ho mangiato le bacche intere, non ho mai avuto nessun problema. È Anch'io, chiaro che magari, non lo so, anch'io. non me ne sono mai mangiato 1 chilo, eh. Poi magari mangiandone 1 chilo potessi avere un po' di problemi, ma cioè non è che è una pianta che tu ti mangi 1 chilo di quelle bacche, in genere si usano giusto così per decorare, insomma qualcuno ci fa anche le marmellate, ho visto dei libri dove, ma perché vengono molto usate per esempio in Nord America, è una pianta che viene molto usata in Nord America e in Nord Europa. Ho notato anche che vengono molto usate in Sud America, ma perché questo secondo me è anche qua bisogna un attimo studiare l'etnobotanica, la storia. Cioè, le solanacee sono una famiglia tipicamente sudamericana, quindi loro la sanno usare. Noi sappiamo Sì, usare altre. il sapore ricorda quello di piccoli pomodori, è molto, molto dolce, molto interessante il sapore, secondo me. Cioè, io non ci trovo niente di male a usare. Allora, questa cosa che in Italia è considerata tossica, deriva probabilmente da una sbagliata traduzione che c'è stata di libri inglesi. Adesso non ricordo, c'era proprio un amico mi teneva questo libro che parlava di questa equivoco perché si confondeva praticamente con la bella donna, che ha il Ah, nome in inglese molto simile. e comunque, scusate, interrompo, anche in italiano tantissimi fai fatica a farglielo capire perché torniamo al bisogno di utilizzare il nome botanico. Tantissimi la chiamano bella donna e quindi come fai a fargli capire che no, è l'erba morella? Beh, c'è una bella differenza tra la bella donna e il Solanum nigrum, comunque, vabbè. Vabbè, ci sono alcuni che conosco una persona che è finita in ospedale perché si è mangiata le bacche di bella donna scambiandole per mirtillo, quindi pensa un po'. Quindi. Aiuto. Ecco. No, è stata anche molto male, cioè.
E comunque, tornando, quindi ecco questa cosa del ecco, poi c'è anche un altro aspetto che molto che per me è affascinante questo aspetto. Come si diffondono le notizie? Ecco. Come si diffondono che potrebbe essere un tema valido in tutti i campi del sapere, fondamentalmente, però perché io a volte Penso noto che che ci sia qualche esame di sociologia su questa cosa. È interessante perché io a volte mi è venuto in mente, cioè, di fare un esperimento sociale, no? Cioè, magari mettermi d'accordo con altre persone, amici che si occupano di foraging e iniziare a pubblicare dei post assolutamente finti, cioè falsi, delle fake, dicendo che ne so, che abbiamo scoperto che il tarassaco è tossico. Cioè, questa notizia si potrebbe propagare. E poi diventerebbe, io sono convinto che diventerebbe una cosa accettata dalle persone. Come tante false informazioni girano. Io mi ricordo che una volta ho faticato tantissimo per convincere una persona che stava a un mio corso che la Smilax, che i germogli di Smilax erano perfettamente commestibili. Cioè, io me la sono mangiata cruda davanti a lei, ma lei aveva un pregiudizio talmente forte che lei non se l'è mangiato perché qualcuno le aveva detto che la Smilax era tossica. Quindi ci sono e girano tanti di questi falsi pregiudizi, di questi pregiudizi relativi alla commestibilità delle piante. Per fortuna. La maggior parte dei pregiudizi sono relativi a piante che sono considerate tossiche, ma in realtà non lo sono. È quasi sempre così. È difficile che trovi delle piante che in realtà sono considerate, cioè che vengono considerate commestibili che poi non sono. È sempre il contrario, generalmente. Questo, secondo me, dipende anche da una certa cultura che cerca, cioè, no, cultura. Prevenzione, no? Nel senso che chiaramente con le piante selvatiche si è sempre un po' cioè, molto attenti, accorti, no? Perché comunque sono piante che incutono un po' paura, fondamentalmente, perché quando uno non le conosce, le cose sconosciute incutono un po' paura. Quindi nel non sapere, spesso quando non si sa se una pianta è buona o no da mangiare, si dice che è tossica. In passato penso che si faceva così. Ad esempio, mi ricordo a un ultimo corso, ho fatto fatica a convincere una persona che aveva letto della morte di Stefano di 2 anni fa, dove sui giornali era girata la notizia che era morto per aver mangiato un tarassaco velenoso. Io ho fatto veramente fatica a convincere Mi che non ricordo di questa esiste. storia. Mi ricordo di questa storia. Ho fatto veramente fatica perché ormai la notizia era girata, quindi c'è questa idea Certo. del tarassaco che esista una cicoria, un tarassaco velenoso, fai fatica. Sì, mi ricordo perfettamente di quando successe purtroppo questa tragedia e a volte. Sui giornali trovi delle notizie assurde perché chiaramente magari sono scritte da persone che non hanno nessuna conoscenza botanica, cioè non zero conoscenze botaniche, allora a volte trovi scritte delle cose assurde. Anche perché la sintomatologia era proprio classica da colpo, cioè dal punto di vista medico, no, secondo me non c'era alcun dubbio. Cioè, Certo, anche solo certo. leggendo i sintomi, Certo. quindi No, che poi fortunatamente devo dire che se ci pensi poi le piante, io è vero che ci sono tante piante tossiche, io non è che voglio alleggerire la cosa, cioè creare, diciamo, false notizie, però se ci pensi le piante che poi sono veramente pericolose, in realtà non sono No. tante. Cioè, nel senso che ci sono tante piante tossiche, ma sai quante volte mi capita di persone che sbagliano, scambiano una pianta e gli va quasi sempre, gli va bene perché, voglio dire, se ti capitano delle foglie di Solanum o di Nigrum, o delle foglie, dico, o di Mercurialis nell'insalata o un ranuncolo,
qualche foglia, non ti succede niente. Cioè, Assolutamente. quindi per fortuna, cioè, non è. E però io dico sempre, ok, ti è andata bene stavolta, però se tu continui, diciamo, a sbagliare, non può essere che la prossima volta non sempre ti andrà bene. Cioè, comunque stai rischiando, cioè, perché mo ti è capitata la foglia di Mercurialis, però ti potrebbe capitare una foglia di datura stramonium, e poi là finisci all'ospedale. Poi anche qua si apre un discorso perché come si stabilisce la commestibilità o la tossicità di una pianta? Perché torno sul ginkgo perché in questo periodo sto studiando questo e anche qua i semi sono tossici se mangiati ad esempio in un'unica ingestione 70-80 semi. Non sono mortali, però finisci in ospedale, poi ti devono somministrare la vitamina B6, eccetera. Quindi comunque tantissime piante sono anche tossiche a certi dosaggi. Scusa, Cioè mangiare 70-80 semi di ginkgo, voglio ma dire. dove li trovi tutti questi semi di ginkgo, tu? No, perché il ginkgo in genere, quello che si vede in giro, sono sempre quelli i maschi, no? No, Gli guarda, individui maschili. qua a Tu Brescia da te li trovano, hai voglia, guarda, ti faccio un video qua a Brescia, a Rudengo no? Saiano, ti posso dire la mia, Rudengo Saiano, Ok. quindi proprio ci passo davanti per andare al lavoro, hanno piantato solo ginkgo femmine, 15 ginkgo femmine, Quindi mi immagino probabilmente pensavo. quando fruttificano cioè fruttificano, scusa, non è il termine adatto, però mi immagino la puzza pure quando questi semi cadono. Infatti, allora, siccome quelli del comune sono disperati, ormai queste piante sono grandissime, io le vado a raccogliere e giuro, vorrebbero pagarmi perché io sono sempre là a raccoglierle, anche oggi ero là a raccogliere perché io vado pazza, quindi le raccolgo, le tengo raccolte, quindi non c'è la puzza. E quindi questi qua, l'altra volta c'erano i due poliziotti che quasi volevano scortarmi. Faccio delle figure, E guarda. quindi poi è come mangiare gorgonzola, fondamentalmente. No, perché No. i semi no, devi usare i guanti quando le raccogli, se no la tua vita sociale per una settimana te la dimentichi perché puzzi di pecorino. Però i semi all'interno stanno di pinolo, sono proprio buoni, veramente Vedi, non la sapevo giuro, questa cosa. giuro, proprio buoni. Io tolgo la polpa ovviamente, sempre usando i guanti perché poi l'acido butirrico è un pochettino irritante. Le lavo, le faccio essiccare, quando c'ho voglia mi tosto i miei semini e me le sbuccio e ci faccio il pesto, li uso come pinoli. Grande, non la sapevo questa cosa. Sì, però Vedi? anche l'altra volta si sono fermati i carabinieri e mi hanno detto: signora, cosa sta facendo? Sto raccogliendo il ginkgo. Ah, quindi fa un servizio sociale. Io ho detto, io le mangio, li Ma secondo mangia. me ti potresti far pagare dal comune, secondo me. Ma guarda, ci sto pensando, ci sto pensando. Perché io ho sempre saputo che piantavano sempre i maschili proprio per evitare questi Sì. problemi qua di odore forte dei semi, no? Sì. Vabbè. No, da altre parti di Brescia infatti trovi solo i maschi, ma lì secondo me proprio si è sbagliato il giardiniere Secondo me e sì. secondo me ma solo femmina ha piantato, Ma sono perché 15 io una. ho visto la prima volta un ginkgo femminile nell'orto botanico di Roma, ma se no non, veramente Non le l'ho vedi mai? visti rarissimamente, li ho visti, quindi forse No, anche per questo. lì si sono sbagliati, guarda, è meraviglioso. No, dai, domani ti mando il video di quella via piena di frutti. Guarda, è una disperazione. Bene, Ecco. bene. Però, ad esempio, se vuoi ti dico il mio modo per capire un po' la commestibilità delle Sì. piante, perché ad esempio, anche ho proposto di mangiare la gerstoemia, però anche lì ho fatto fatica a trovare dati sulla commestibilità. Allora io mi baso per prima cosa sulla famiglia a cui Sì. appartiene quella specie, perché comunque i metaboliti secondari non vengono espressi da tutte le famiglie, quindi già lì ti orienti.
Poi vado a vedere la letteratura medica. Io, essendo quella la mia formazione, vado soprattutto a vedere la letteratura medica e magari gli studi di Andrea Pieroni, perché comunque lui, spesso ci sono i suoi paper, trovi, dove spiega magari se una pianta è commestibile o no, oppure anche vado a vedere forager stranieri, perché spesso forager stranieri magari lo utilizzano. Ecco. La Sì. Lagerstoenia, per dire, io non sapevo se fosse commestibile o no, poi ho scoperto che addirittura c'è un integratore a base di Lagerstoenia proprio per il diabete. Quindi ho detto, cavolo, già, comunque, se siamo già nell'integratore, aspetta un attimo. Poi ho scoperto questo forager indiano che la proponeva, ho detto, ma sì, allora lo faccio anch'io. E gliel'ho proposta ai Ma miei cosa? I bambini. fiori? I fiori? Sì, i fiori, i fiori, i Ah. fiori. Ecco. L'ho proposto ai miei bambini, così proprio piccola massa, ho detto pesano 17 kg, quindi se muoiono, muoiono subito e abbiamo anche il test di tossicità in diretta. E al marito, ovviamente, al marito, perché il Ma marito. io userei prima il marito come cavia, però, dai. Sì, poi è fantastico perché il mio marito è allergico a tutto, quindi oltre. Quindi. Sì, no, questa cosa delle famiglie anch'io la utilizzo molto perché, cioè, poi soprattutto all'interno di certe famiglie che si vede che c'è una certa continuità anche sia morfologica ma anche fitochimica, no? Spesso le famiglie all'interno di una famiglia le piante producono dei metaboliti simili, no? E questa cosa è abbastanza risaputa. Quindi sì, sicuramente la prima cosa è quella di riferirsi, di capire a quale famiglia si tratta, cioè che poi magari questa pianta esotica non la conosciamo, però se appartiene a una famiglia di cui noi ci possiamo fidare, dovrebbe, cioè, quello è già un primo indizio molto importante, cioè almeno quello mi dà un input per poterla assaggiare, per poterla andarla a studiare o incuriosirmi per capire come poterla utilizzare, ecco. C'è anche un'altra cosa di cui volevo magari parlarne con te, che a volte sì, che ne pensi di questa cosa che però di voler quasi, cioè, che sta sfuggendo un po' di mano, no? Questa cosa di voler usare tutto, cioè, di tutte le piante vogliamo, no? Che è bella anche, no? Però a volte, cioè, ci sono delle cose che magari non sono così buone da mangiare, però per il gusto di provare qualcosa, di nuovo dice: ma sì, ma mi mangio pure questo, no? Cioè, se ci pensi, alla fine noi le piante che mangiamo, cioè, non, cioè di piante commestibili ce ne sono tantissime, però quelle che poi usiamo veramente non sono tante, cioè rispetto a quelle, cioè c'è stato fatto un lavoro di un amico che praticamente ha censito più di 1100 specie in Italia commestibili, cioè di specie che sono state a livello bibliografico, che ci sono dei riferimenti bibliografici riguardo la loro commestibilità, 1100 specie, sono veramente tante. Però poi nella pratica in realtà poi non se ne usano tante, che secondo me è pure una questione poi anche di gusto, no? Cioè, secondo me ci sono delle piante, tipo mo l'altro giorno, per esempio, eravamo in un campo e c'erano diverse rosette basali e poi era pieno di scabbiosa columbaria, di rosette giovani. E qualcuno mi ha chiesto, in effetti, mi ha chiesto: ma questa non la posso mangiare? E in effetti la scabbiosa è una pianta commestibile, però sai che io non l'ho mai mangiata alla fine, non l'ho mai provata. Sì, anche Ma forse, e no. non conosco, cioè non conosco persone che la utilizzano. E mi è venuto la curiosità di dire: ma mo, cioè, perché? Probabilmente è dura o non ha un buon sapore, probabilmente. Allora, a me la scabbiosa capita magari di metterla nei mix d'erbe, ma se mi capita di raccoglierla, altrimenti non vado a cercarla apposta. Anche io mangio sempre, secondo me, una ventina di piante. Per me commestibile significa anche di buon sapore. Poi adesso sì, c'è questa tendenza a cercare anche cose un po' strane,
nel senso che, non so, ho visto che alcuni mangiano l'ipomea. Benissimo, è commestibile, ma è amara. Cioè, qua a Brescia diremmo, lei è amara come il Tosek. Cioè, cosa Ma mangi? le foglie? Le foglie? No, il fiore, il fiore. Ah, Cioè, ma sei... l'ipomea secondo me è anche un po' tossica, no? Sì, però, Vabbè. però ammettiamo che sia anche Ma non è che la commestibile. mangiano perché pensano che sia quella là, psichedelica, là, quella La dei natura. che sai. No, l'ipomea, c'è cioè un'ipomea da cui è stato estratto l'LSD, no? Ah, Non so se è stato. non lo sapevo. Secondo me è per questo che la provano. Ok, no, però allora ho sbagliato esempio. Scusate, no, però ecco, cioè, nel senso, una pianta deve essere anche buona da mangiare. Cioè, ho capito, anche l'erigeron annus è buono da mangiare, cioè è commestibile, però secondo me fa di scarpa. Cioè, perché devo mangiare una cosa che fa di scarpa? Ragazzi, cioè, con tutte le cose buone che ci sono da mangiare. Poi vabbè, dopo io sono una fanatica delle brassicacee, quindi amo. Poi il sapore dipende anche tanto, il gusto dipende proprio. È molto soggettivo, a me piacciono molto le brassicacee, vivrei di brassicacee, non Certo, piacciono, ecco. Dopo, magari certo, certo. capita anche a me ogni tanto di proporre piante strane, ad esempio il gingo, ma perché ci passo davanti tutti i giorni per andare al lavoro e quindi ho Sì, detto ma... no, no, ma scoprire qualcosa di buono che si può mangiare è sempre bello. Io quando ho scoperto di questo frutto della salpicroa ero contento, insomma, di poter utilizzare, perché da me veramente, da me ci sono delle zone che è talmente infestante che proprio, cioè, poi chiaramente anche la disponibilità ti fa venire voglia e ti fa incuriosire rispetto a una pianta, Certo, no? Perché se sì. tu te la devi andare a cercare a 2000 metri sul pizzo della montagna, magari non ti viene neanche l'idea No, di no. dire ma questo è commestibile o no, ma pure che è commestibile, uno magari non è che se la va a raccogliere lì, però. Sì, guarda, anche lo smanto, ho messo l'altro giorno la grappa allo smanto. Ma ce l'ho in giardino. Tutte le volte ci passavo davanti, tutte le volte mi arrivavano queste zaffate di profumo, ho detto ma si può mangiare lo smalto? E poi ho scoperto che in Cina lo mangiano, lo vendono. E allora ci ho fatto la grappa, perché ovviamente bresciana vuoi non bere. Cioè, noi bresciani, sai che con l'alcol abbiamo un problema. E Sì, quindi, io scusate bresciani. ultimamente mi sto, sono, diciamo, vorrei capire come usare la bile. Da noi c'è un'invasione di Bidens subalternans da parecchi anni. No, Ma. la bidenza è buona. No, Roberto, devi. Ah, devi assolutamente provarla, ti prego, costa, costa. La subalternans? Ecco, Sono vedi? tutte con un gusto Io molto particolare. avevo trovato delle informazioni sulle Bidens, ma non sulla subalternance, È però ho buonissima. detto vabbè, ma se si possono mangiare le altre, si potrà mangiare anche la subalternance, perché se si può mangiare la Bidens subalternance abbiamo risolto Provala. qua il problema. Ok. Prova, non ti dico di cosa sta, cotta, solo cotta però, perché cruda non è un granché, cioè cruda erbacea, cotta diventa veramente molto interessante. Anche lì con la Bidens, anche io ho fatto fatica a trovare, anche qua è pieno di Bidens ovviamente, poi ho scoperto che in medicina comunque era usata come antinfiammatorio, soprattutto per i problemi prostatici, ho detto ok, quindi è vero che in medicina si usano anche piante tossiche, però ho detto boh, proviamo. E poi ho scoperto cruda no, ma cotta sì. E Ok, bene. poi, vabbè, prima sarebbe meglio utilizzarla prima della fioritura e della fruttificazione, però Sì, anche perché vabbè. dopo diventa, secondo me, diventa molto dura la coriacea, no? Però Sì, sì. prova a farti degli spaghettini o un risotto, prova e poi mi fai Sì, sapere. va bene. Vedi queste cose, vedi, per esempio, queste informazioni sarebbe molto interessante scambiare. Creare una rete per scambiarci tutte queste tipo di informazioni che non si riesce, cioè che è difficile trovarle sui testi o comunque magari perché anche su appunto anche su internet girano tante notizie, però poi l'attendibilità
Cioè, è difficile poi da verificare. Vero. Quindi sarebbe bello anche. Io in genere, ecco, quando tu mi dicevi come fai a sapere se una pianta è commestibile oppure no, a parte sì, tutte le cose che hai detto tu prima, però moltissime volte io mi chiedo agli amici, alle amiche che considero, diciamo, attendibili e chiedo, perché se loro la usano quella pianta, allora io mi sento super sicuro a quel punto di poterla usare. Ed è il modo, secondo me, più che poi è il modo empirico classico sulla quale si basa tutta la limurgia, no? Anche la micologia, anche, diciamo, l'utilizzo dei funghi, in Sì, realtà sì, si sì, basa su questo. Su metodi empirici, cioè il fungo è considerato commestibile finché non ha sì. Finché non creato muore. problemi a nessuno, finché non ci Esatto. muore nessuno. Allora, Però, ma io quando ho scoperto questa cosa sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo, invece è così. dato che hai tirato fuori la Vidence e mi hai fatto ricordare una cosa bellissima, perché io mi ricordo l'ordine con cui ho imparato le piante, e della Vidence io questo ricordo da bambina, perché è stato il primo seme, uno dei primi semi che ho osservato, perché ovviamente mi sono riempita tutte le braghe di quei semi meravigliosi. Ecco. Quindi qua poi in Lombardia ce ne sono diverse specie e penso di averle anche assaggiate tutte. Ce ne sono alcune, ecco, così già ti spoilero, come dicono i giovani, il sapore. Sanno un pochettino di vongola, ricordano la vongola, prova. Wow, Vedrai che interessante. andrò subito a raccoglierla, guarda. Allora, vabbè, una vongola bresciana, non una vongola napoletana, sia ben chiaro. Cioè. Perché Famose dire. vongole bresciane. Esatto, dire un campano. Ti sa di vongola, cioè, penso che mi spari, però va bene. Ecco. Però ecco, voglio farti un'altra domanda, quindi, dato che tu hai dei ricordi su come hai imparato le piante, ma dei ricordi proprio carini, una pianta che hai imparato a riconoscere in maniera curiosa, perché io mi ricordo ancora la Oddio, sequenza con cui le hai imparate, oppure una pianta del oddio. cuore, così ti chiedo. La pianta del Allora, cuore. c'è sicuramente riguardo alle piante ci sono degli odori che mi ricordano, che mi collegano a certe piante. Per esempio, ecco, un aneddoto carino è che. Cioè, ricordo che quando ero piccolo quando giocavo fuori, quando si giocava ancora fuori all'aperto, no? C'erano i computer e gli smartphone. E quindi giocavamo in questi campi, diciamo, dove abito c'è del verde fuori, ci sono dei giardini. E io ricordo sempre che c'erano molte di queste piante, e quando tornavo sopra ero pieno degli odori di questa pianta, che però io lì chiaramente non sapevo, non ho mai capito che Certo. pianta fosse. Poi saranno passati 40 anni forse, io ho risentito quell'odore di quella pianta e Ma l'ho dai, subito Silvestro. ricollegata, a quella pianta con cui giocavamo da piccoli, in mezzo a cui giocavamo, che sembravano degli alberi quando eravamo piccoli, che però non è una pianta, che è un'erbacea, ed è l'Artemisia annua. Ma Era dai, l'Artemisia annua, e che ha questo odore forte. E io poi ho capito che quelle erano piante di Artemisia annua con cui giocavo che ricordo che avevo i vestiti, che tutti impregnati di questo odore, di questa pianta, e io sono riuscito a ricostruire, diciamo, qual era questa pianta attraverso l'odore, cioè un odore che per 40 anni probabilmente non ho sentito più poi, perché ho smesso di giocare giù lì. Ade vabbè, adesso continuo a giocare nei boschi, però in altro modo, insomma. vuoi ridere? Adesso ti racconto anche un aneddoto divertente. Allora, all'asilo al mio bambino gli hanno chiesto che lavoro io facessi, e lui mi fa: ma non lo so, guarda, mia mamma va nelle foreste e parla con le foglie. Quindi,
Bellissimo però, dai, è Sì. bellissimo, no? Allora, il Bellissimo. problema è che adesso la sua maestra pensa che io sia schizofrenica e sia Hanno matta. chiamato, no, hanno chiamato i servizi sociali, no? Sì, no, e tutte le volte si rivolge a me con tutta questa paura perché pensa che sia proprio matta. Io non ho smentito, ovviamente, così perché non mi hanno neanche messo nel gruppo delle mamme di classe dalla paura. Oh no, però dai, No, avevano paura che poi tu parlassi con, cioè, di fogli anche con loro, insomma. sì, no. Però è stata la tenerezza di Simone, la mia mamma va nella foresta, perché giusto per lui non è un bosco, è una foresta, Certo. e lei parla con le foglie, lei parla tutto il giorno con le foglie. Bel lavoro, che bel lavoro. Veramente, magari riuscissi a farlo tutto il Sì. giorno come pensa lui, piacerebbe molto. Vabbè. E sempre sulla commestibilità, adesso ti faccio una domanda che mi hanno fatto a me sugli agli. Ah, gli agli, non riesco a dirlo, gli allium. Mi hanno chiesto se tutti gli allium sono commestibili. Io sarei propensa per rispondere di sì, perché comunque è un genere Allora, che ho studiato, però. credo anch'io di sì, non ho delle basi scientifiche per affermarlo, però per esperienza. Allora, l'unico allium che in realtà non viene usato, ma secondo me per ragioni anche di sapore, è l'allium nigrum, che forse non so se c'è da voi, No, non non c'è. è molto comune, è un aglio che ha delle foglie molto grandi, molto larghe, molto grandi, però non ha odore di aglio, cioè non ha un buon odore. Io penso che avevo sentito, ma non ho delle fonti, che però secondo me è sempre lo stesso motivo, che le cose che magari non vengono usate, non vengono mangiate, a volte vengono considerate tossiche. Ma io credo che gli allium, almeno che io sappia, non mi viene in mente. Anzi, io in genere dico alle persone, alle prime armi, dico: se sa di aglio, te lo puoi mangiare. Sì. Ok. Quindi, magari non so se la dovrei dire questa cosa, però secondo me si può dire, perché alla fine quello che sa di aglio in genere, cioè le piante di aglio, insomma, voglio dire, poi non mi viene in mente nessuna pianta tossica che sa di aglio. Poi magari scopriremo che si è mangiato una pianta tossica che sapeva d'aglio. Che poi in realtà noi il sapore delle piante tossiche non lo sappiamo. Chissà com'è il sapore del. Io la cicuta l'ho assaggiata, ma non dirlo. Conium masculatum l'ho assaggiato. Deve Ho essere fatto. terribile. Il sapore, no? Allora, Perché l'ho l'odore è assaggiato. fortissimo, Sì, l'odore. dovrei. Allora, io l'ho assaggiato per un motivo molto semplice, perché sui testi di tossicologia di medicina c'è la dose tossica delle foglie, che è dai 300 grammi in su, quindi ho detto vabbè, ne assaggio mezzo centimetro, cioè voglio dire, ecco. E invece mi ha stupito perché ricorda molto il sedano. Ah. E quindi ho detto cavolo, questo non è Ma buono. sa, io sono convinto che comunque, cioè, ecco, ma una pianta così, cioè, ci sono delle piante che sono un po' sopravvalutate a Sì. livello di tossicità. Secondo me, ad esempio, le apiacee in generale sono un po' sopravvalutate a livello di tossicità, nel senso che apiacee così, cioè, no, sì, ci sono apiacee tossiche, chiaramente, non voglio dire che. Però molte anche che piante che io consideravo tossiche, poi nel tempo ho scoperto che in realtà non sono così tossiche come immaginavo. Come può essere il cerofillum, come può essere le ferule, come magari hanno, cioè, non vengono consumate perché hanno un cattivo sapore, e comunque sì, sicuramente ci sono dei problemi. Però ecco, come dici tu, se ne mangi un pezzettino, non so, piante come il colchico che è Certo. così pericolose, o come un peratro, o come, che ne so, una solanacea, una mandragora, ecco. Sono piante che hanno magari una tossicità piccola. Cioè, c'era un amico che mi disse che in Sardegna mangiavano i germogli di Di ferula? cicuta. Ah no, Di scusa, cicuta. ci puta. Quindi Ecco. pensa un po', è una pianta che addirittura se la mangiavano.
Allora, poi anche lì, Chiaramente, chiaramente i bisogna. germogli mi sa bollì. No, mo, attenzione, non mandate a mangiare la cicuta, eh. No. No, ma magari le persone si ascoltano. Non si mangia la cicuta, non si mangia. No, però allora, a parte che bisogna un attimo capire perché anche lì devi capire chi l'ha detto e che conoscenza ha delle piante, perché magari scambiano una pianta per un'altra. Però Anche questo. torniamo al discorso della tossicità, ad esempio, comunque i semi del prezzemolo, sempre nelle Apiace, sono molto tossici, anzi mortali, volendo ci puoi uccidere una persona, come con la cicuta. Però il prezzemolo, cioè guai a mia nonna a dire che il prezzemolo, cioè la salsa verde della nonna Angiolina, è la salsa verde della nonna Angiolina. Cioè, io mi sento obbligata a specificare bene la tossicità di un Gingo biloba, quindi non mangiatene più di 70-80, però dopo magari c'è quello che si beve un litro di vino al giorno, e cioè, allora. Cioè, oppure si Sì. fanno le polemiche sulla borragine, però si bevono il Sì. vino. Cioè, È un argomento molto complesso questo, perché è chiaro che appunto la tossicità è chiaro che dipende anche dalla quantità, questo vabbè, è scontato, però noi tendiamo a definire comunque problematico, tossico una pianta che è pericolosa anche in piccole quantità. certo. Cioè, quello è, cioè, perché è chiaro che se tu, cioè, io penso che pure che ti mangi, se ti mangi 2 chili di cicoria, stai male, cioè, fondamentalmente, probabilmente. Però, cioè, ci sono le piante pericolose, secondo me, sono quelle che anche in piccole quantità, che anche una foglia ti può creare problemi. Questo è il punto, secondo me. È vero che dipende dalla quantità, però se la quantità è molto piccola, perché se diciamo così che dipende dalla quantità, allora tutto diventa tossico e tutto diventa commestibile. Se tu, perché beh, cioè, variando la quantità, tu puoi, cioè pure il colchico probabilmente in piccolissime quantità non è tossico. Sì, assolutamente, lo usano anche in medicina, cioè per l'amor del cielo. Cioè. Appunto. Perciò dico, però dipende dalle quantità che poi uno generalmente consuma in cucina. Cioè anche la noce moscata è tossica, però nelle quantità che generalmente vengono usate non è tossica in quelle quantità. Cioè nessuno si sognerebbe di mangiarsi 2 noci moscate intere così, perché in quel caso finirebbe all'ospedale, però. Assolutamente. Allora, ho visto che si è unito anche Marco Fortunato. Marco, guarda che voglio intervistarti, quindi preparati. E poi Tra ho l'altro letto una cosa. l'ho conosciuto la settimana scorsa a Marco. Ah, ecco, bene, bene. Invece ho letto una domanda interessante. Ci chiedono se anche le piante hanno un accumulo, quindi una tossicità da accumulo. Questo è sicuramente il caso, per esempio, degli alcaloidi pirrolizidinici della borragine. Ed è il caso, infatti, per il quale si sconsiglia magari di usare le borraginace a lungo, cioè in modo continuato. Però anche qui, vedi, cioè, è cioè,